208 la conosciamo tutti, la 208 XY è l'anima più glamour della gamma e se la GT piace molto agli uomini, la XY piace molto alle donne. È sofisticata e rappresenta l'alto di gamma Peugeot. Per questo a bordo abbiamo materiali ricercati come l'alcantara o la pelle nappa e la dotazione è tech. La 208 XY è disponibile solo nella configurazione tre porte ed esteticamente si distingue da una normale 208 per i gruppi ottici a LED, le carreggiate allargate, 1 cm all'anteriore e 2 cm al posteriore, le minigonne, la griglia cromata e i cerchi da 17 pollici che sono stati pensati apposta per lei. Il colore distintivo della Peugeot 208 XY è il purple. Al di là del fatto che potete sceglierlo per la carrozzeria, questo colore si ripete sul logo Peugeot, sui dettagli del cerchio in lega, piuttosto che sul battitacco. L'altro elemento caratteristico è il cromo lucido, che troviamo sui gusci dei retrovisori, sulle cornici dei fendinebbia o sul profilo inserito nel paraurti posteriore. E adesso che l'abbiamo conosciuta da vicino, mettiamoci un paio di scarpe adatte alla guida e vediamo come va su strada. La Peugeot 208 XY, oltre ad essere chic, vuole essere anche performante. Per questo nella sua gamma motori troviamo il meglio di 208. Abbiamo un 1.6 benzina con due variazioni di potenza, 92 cavalli o 155 cavalli, e poi abbiamo un 1.6 diesel, sempre con due variazioni di potenza, 92 cavalli o 115 cavalli. Ed è questo che stiamo provando, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Chi ama la guida sportiva non rimane deluso da questa 208. Il 1.6 turbo diesel da 115 cavalli che stiamo provando ha un'erogazione vivace. I 285 Nm di coppia massima erogati a 1.750 giri al minuto arrivano tutti insieme per una risposta che mi piace. Questa grinta è sottolineata visivamente dalla pedaliera, che è in alluminio come pure il poggiapiede. La seduta è comoda ed il volante è di diametro ridotto, come su tutte le 208, così come è tipica la strumentazione che distingue la 208 da tutte le altre vetture, non solo Peugeot. È un'impostazione di guida particolare che non a tutti piace, perciò vi consiglio di provarla. C'è chi come me ha avuto qualche difficoltà nel posizionare reciprocamente sedile e piantone di sterzo senza nascondere la vista e il quadro degli indicatori. I comandi al volante sono facili da gestire, lo schermo touchscreen da 7 pollici è collocato anche in modo da essere ben visibile. Il navigatore mi piace perché è intuitivo, quando si inseriscono le informazioni ed è facile da seguire mentre le fornisce. Se volete il top però, e mi riferisco al navigatore, più il lettore CD e alla presa USB supplementare, dovete pagare circa 500 euro in più, altrimenti di serie avrete solo il touchscreen. Il navigatore da solo costa 490 euro. Cosa mi è piaciuto di più della Peugeot 208 XY? La ricercatezza. Peugeot ha dimostrato ancora una volta di essere un marchio attento alla qualità e al dettaglio e se salite a bordo di una 208 XY potete vederlo anche voi. Bella ad esempio l'idea della luce soffusa nell'abitacolo e mi piace anche pensare che l'auto si può personalizzare con degli sticker sul tetto. Mi lascia un po' perplessa la tendina parasole, che si apre a mano. Non mi è piaciuta invece l'idea di avere così tanti optional per una versione così sofisticata. Ai 20.000 euro circa chiavi in mano si possono anche aggiungere quasi 4.000 euro di optional tra allarme volumetrico, park assist, ruota di scorta in lega e altri accessori. C'è da dire però che chi vuole farsi notare con questa francese non passa di certo inosservato.